Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Cantiere Bologna. Come sapete, come probabilmente qualcuno di voi ha avuto occasione di vedere, qualche giorno fa abbiamo intervistato insieme al collega Giampiero Moscato il PM del processo per la Uno Bianca, il dottor Walter Giovannini, ed è stata un'intervista legata al fatto che in questo periodo, che in giorni in cui cadono i 30 anni dall'eccidio del Pilastro sono emerse, cioè, si è tornato a parlare di Uno Bianca, un po' per ricordare, non dimenticare, una delle ferite più sanguinose, diciamo così, della storia di questa città, ma anche perché sono sorti degli interrogativi da parte di alcuni per capire se quella vicenda è chiusa con la condanna dei Savi e dei loro complici, o se c'è ancora qualcosa da scoprire. Dicevo, ne abbiamo parlato con il pubblico ministero del processo che portò agli ergastoli dei Savi e poi abbiamo pensato oggi di coinvolgere il dottor Libero Mancuso, che era il presidente della Corte d'Assise davanti alla quale si è svolto quel processo. Il dottor Libero Mancuso è stato un magistrato di grande esperienza, adesso fa l'avvocato. Tanto per citare alcune delle cose che ha fatto, le due inchieste principali, diciamo così, almeno a mia memoria, sono quando era a Napoli l'inchiesta sul sequestro dell'esponente democristiano Ciro Cirillo, e poi è stato il pubblico ministero, cioè ha svolto tutta l'inchiesta e poi il pubblico ministero del primo processo per la strage di Bologna, quello che ha portato alla condanna dei terroristi neri, Fioravanti, Mambro, eccetera, e alla condanna anche per depistaggio di Licio Gelli, Francesco Pazienza e alcuni uomini, e un paio di uomini del servizio segreto militare. Ecco, la prima domanda che gli vogliamo fare è sostanzialmente questa. Lei ha, come dire, condotto quel processo che è stato molto lungo, molto complesso. La sua impressione è che, come dire, dietro la banda dei Savi ci sia qualcos'altro che va ancora scoperto o in quel processo e nelle indagini che ci sono state si è sostanzialmente scoperto tutto e non c'è niente da ulteriormente approfondire? Guardi, quel processo fu un processo molto delicato, molto difficile, perché in quello stesso momento c'era la crisi della questura di Bologna, dove c'era uno scandalo, si accusavano tutti, e c'era un processo in corso contro i Pilastrini, contro gli imputati che appartenivano al Pilastro, che erano indicati come gli autori materiali di quel triplice omicidio dei carabinieri, e c'era il processo contro i catanesi, la banda dei catanesi. E ciascun ufficio tentava a privilegiare la propria pista. Peraltro, il processo contro i Pilastrini si chiuse con una sentenza di insufficienza delle prove. E nel corso di quel processo. Per ricordare ai nostri ascoltatori, la vicenda è così: in una prima fase, sulla base di una testimonianza di una giovane ragazza del Pilastro, vengono accusati dell'eccidio dei tre carabinieri un gruppo di Pilastrini, e Simonetta vengono Pisani era la arrestati ragazza. e mandati sotto processo. Mentre il processo è in corso, vengono arrestati i Savi e quindi in qualche modo quel processo si svuota per i Savi, dopo un po' confessano e quindi si capisce che i Pilastrini probabilmente non sono stati gli autori dell'eccidio, anche se qualcuno continua a ipotizzare che, come dire, quel luogo potesse essere stato un luogo di incontro di varie persone, che quello abbia potuto generare la sparatoria che poi ha portato alla morte dei carabinieri. Però ecco, questo per far capire ai nostri ascoltatori il contesto del quale sta parlando il dottor Mancuso. Prego, Sì. Per prego. cui ci fu una decisione molto sofferta, nel senso che doveva essere estremamente scrupolosa e precisa, perché vi erano già in quel momento delle piste diverse che portavano a soluzioni diverse rispetto alla responsabilità dei Savi. E devo dire, col contributo della Procura,
che fece una requisitoria molto articolata e molto precisa, potemmo constatare come corte d'assise che le versioni dei savi erano assolutamente credibili, perché la ricostruzione dei vari episodi criminosi rappresentava solo una possibilità che i savi avessero partecipato realmente a quelle azioni criminose. Non poteva essere diversamente. Inoltre, per il triplice omicidio del Pilastro, di questi tre carabinieri, fu chiamato in causa anche il fratello, che non poteva essere nascosto rispetto alle indagini. Nessuno poteva immaginare che ci fosse anche questo terzo fratello che Alberto Savi, il non poliziotto, all'eccidio. Quello che quando li arrestarono sembrava, veniva descritto il poliziotto buono, perché diceva: non sapevo di avere fratelli criminali. In realtà loro poi lo chiamarono in causa e lui fu costretto a confessare a sua volta. A tutto questo si aggiunga che ad arrestare e a scoprire i Savi come autori di questi 7 anni di lutti per Bologna fu la procura di Forlì, dove alcuni poliziotti di Forlì che vennero personalmente ad arrestare Roberto Savi nella camera, nel punto più delicato della questura, cioè la sala radio. Per cui anche su questo vi furono delle incredulità, delle volontà di dire: no, non è vero, sono stati i Pilastrini, sono stata pure la prostituta che alloggiava i catanesi. Anna Maria Fontana. Anna Fontana, che raccontava una serie di menzogne grossolane. Però questo fu il terreno molto difficile in cui ci fu l'accertamento della responsabilità dei Savi. Io credo che non ci siano altre soluzioni oltre quella che fu accertata nel corso di quel processo. E lo credo perché, ripeto, calzarono le confessioni dei Savi, calzarono perfettamente con la dinamica dei singoli episodi criminosi, per cui soltanto loro potevano avere, che ricostruivano quelle vicende, potevano avere partecipato a quelle aggressioni, a quei lutti. Dottor Mancuso, posso chiedere una cosa? Perché noi, io e Aldo, l'abbiamo conosciuta qualche anno fa, qualche decennio fa, abbiamo frequentato lo stesso Palazzo di Giustizia per tanti anni e noi da connessi giudiziari ci trovammo in quel marasma che ha ben descritto lei. C'erano 3 processi in corso in quel momento, c'era il processo del Pilastro ai Pilastrini, a Sant'Agato e al camorrista Marco Medda, c'era il processo per Parco Covignano, lei ha citato l'altra pentita, Simonetta Bersani della strada del Pilastro con i Pilastrini, Anna Maria Fontana con Parco Covignano, la cosiddetta quinta mafia dei catanesi in Romagna, e poi c'è l'arresto dei Savi che porta uno scenario diverso. C'erano 3 inchieste in corso, 3 processi in corso a Bologna che portavano a 3 strade diverse. Quindi per noi era molto difficile non soltanto capire, ma soprattutto spiegare cosa stava succedendo, e voi avete dovuto dipanare una matassa molto, molto strana. Resta molto difficile. Lei dice: i Savi hanno confessato con molta precisione e quindi soltanto chi ha fatto quei delitti può ricostruire come sono avvenuti, ma resta il nodo più, uno dei nodi più dubbi, perché l'altro riguarda altri 2 carabinieri che sono Stasi e Del Rio, uccisi a Castelmaggiore 2 anni prima, è quello della strage del Pilastro, nella quale, e lei su questo si è pronunciato, rimase ferito Marco Medda, il cutoliano Marco Medda, il luogotenente di Raffaele Cutolo, che era lì effettivamente insieme ai Pilastrini. Una parola del presidente della Corte d'Assise che condannò i Savi su questa presenza, che in qualche modo fu raccontata da Simonetta Bersani e che comunque resta inquietante, ce la può dare ai nostri ascoltatori? Come si intrecciano l'inchiesta del Pilastro Sant'Agata e l'inchiesta del Pilastro Fratelli Savi?
richiesta del pilastro? Ah, dei di fratelli quella Sarri. dei fratelli Sarri che furono loro gli autori materiali poi del delitto. Come si spiega la presenza di Medda e dei Sant'Agata in maniera innocente rispetto alla strage dei tre carabinieri? Lì fu detto che si trattava di una occasionale presenza e che questi fratelli Sant'Agata non erano degli stinchi di santo, no, e frequentavano ambienti malavitosi. Ora, noi abbiamo fatto un processo con tutti gli elementi che ci sono stati consegnati alla nostra valutazione. Ma sulla presenza di Sant'Agata c'erano elementi che portavano, ripeto, furono assolti, sia pure per insufficienza di prove. Certo. Per cui noi dovemmo tenere conto di quella sentenza assolutoria. Inoltre, durante quel processo, si contestavano ai Savi una serie di presunte contraddizioni. Per cui i Savi, quando vennero davanti a noi, alla Corte d'Assise del processo contro i Savi, cambiarono le versioni, mutarono le versioni sulla base di una sorta di involontari suggerimenti che gli venivano dati negli altri processi. Da noi non confessarono, noi dovemmo acquisire gli atti. Difatti il dottor Giovannini dice: se con il nuovo processo non avremmo potuto giungere ad una condanna. Vero. Perché con il nuovo processo non vale la semplice lettura dei verbali dati in precedenza, no, ma bisogna che il testimone o l'imputato la prova si formi in udienza. La prova si forma in udienza, quindi bisogna che... Sì, senta, dottor Mancuso, esatto, una delle cose che però è rimasta un po' sospesa e adesso non so se dal punto di vista processuale poteva essere accertata, ma... tutti hanno sempre pensato che non fosse possibile che questa banda abbia realizzato tali e tanti episodi, con peraltro bottini di rapine, tutto sommato, visto l'entità delle rapine, tutto sommato minime, e che non ci fosse dietro un'ipotesi eversiva, terroristica. Dalla vostra sentenza questo... Non è una valutazione in cui non viene fatta nella sentenza, ma lei, col senno del poi e anche sulla base dell'esperienza fatta al processo, pensa che ci sia stato anche un atteggiamento eversivo da parte dei Savi, oltre che criminale in senso tradizionale? Guardi, la ideologia dei Savi era chiaramente una ideologia neofascista e comunque reazionaria e comunque razzista, cioè tutto questo, una banda di poliziotti che assassina per rapinare e assassina per cancellare le prove, certamente svolge un ruolo eversivo nell'ordinamento costituzionale dello Stato. Questo non fu contestato. Ecco. Ora col senno di poi si può dire quello che si vuole, ma non fu contestato. Per cui cioè, nel capo di imputazione non c'era. Non c'era aggravante terroristica. Della versione dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Non c'era l'aggravante prevista dal nostro codice. Per cui, come sarebbe andato a finire se ci fosse stata quella contestazione, non è possibile dirlo, perché ci vuole una corte d'assise di nuovo che giudichi questa cosa. Però se si può rilevare un qualcosa che poteva essere fatto e non è stata fatta, era la contestazione dell'aggravante dell'eversione. Perché probabilmente... Quindi dal punto di vista... Prego, prego. Dal punto di vista? No, diciamo, dal punto di vista storico, diciamo, possiamo dire che è accertato che quel tipo di comportamenti, quel tipo di cose sono oggettivamente eversive. Dal punto di vista giudiziario non è stato possibile accertarlo perché la procura, esatto, non fece... Non inserì nel capo di imputazione l'aggravante di versione. Né parti civili o altro hanno mai chiesto che si procedesse per questa ipotesi. Potevano fare un'eccezione, sollevare
il caso, fatto diverso, fatto nuovo, fatto più aggravato, ma non è stato fatto tutto questo. Dottor Mancuso, io le chiedo questo, nel senso Silvia, che... Silvia, zitta, eh? Le chiedo questo. L'aggravante del terrorismo non è stata contestata, le parti civili non l'hanno fatta. Però adesso le parti civili, l'avvocato Alessandro Gamberini, è uno che sta chiedendo un nuovo processo, una nuova inchiesta sul, infatti proprio del pilastro, sulla verosimiglianza. Alessandro Gamberini, l'avvocato Gamberini. Ah, sì. Che fu parte civile di tante vittime della banda d'Oro Bianca, sta chiedendo, insieme a Mitilini, al fratello di uno dei tre carabinieri uccisi al pilastro, una nuova indagine per accertare un livello superiore a quello dei fratelli Salvi, l'esistenza di protezioni, di complicità ad altro livello. E Fabio Savi disse in diverse occasioni che dietro la banda dell'Uno Bianco c'erano solo i fanali e la targa. Dal suo osservatorio, dietro la banda dell'Uno Bianco c'erano solo i fanali e la targa, o c'erano anche protezioni, collusioni o addirittura un livello di superiore di mandanti? Guardi, io so questo, che il pubblico ministero di udienza, il dottor Giovannini, fece in modo di investire la corte di tutti gli elementi, anche i più fantasiosi, che erano stati portati all'attenzione della procura per accertare le responsabilità di questi 7 anni di crimini impuniti. Ebbene, non ci fu niente che assumesse la veste di serietà di queste. Difatti, Giovannini si giustificava dicendo: io lo faccio per rispetto della corte, per rispetto della verità e per rispetto delle parti processuali. Ma tutto quello che io, di cui sono in possesso, ve lo porto tutto all'esame della Corte d'Assise. Non ci fu nulla che potesse giustificare, nulla che potesse giustificare ulteriori responsabilità. La Falange Armata, comunque, ripeto, la Falange Armata, quando... che ruolo aveva questa vicenda, dottor Mancuso? Come, scusi? La Falange Armata che ruolo aveva in questa vicenda? Perché a un certo punto si inserì. La Falange Armata aveva il ruolo di Falange Armata, cioè creare tensioni civili in un paese scosso dal crimine organizzato e dalla recrudescenza della criminalità organizzata e non organizzata, senza partecipare ai fatti, cioè utilizzando il verificarsi di crimini più gravi, appropriandosene e volgendole a una direzione eversiva, di tensione civile, di sommovimento costituzionale. Ora, questo è stato il ruolo della Falange Armata, che non era armata, non era armata se non per armi personali, ma era un insieme di personaggi. Peraltro ci fu il dottor Fulci, che fece anche un'ipotesi di attribuzione di questa responsabilità della Falange Armata da parte di una struttura del SISMI, che era una struttura guidata dal generale Musumeci. Però non si è mai accettato. Trovarono che alcune delle telefonate di rivendicazione di alcuni episodi partivano da uffici del SISMI, no? Da uffici coperti del SISMI. Sì, gli uffici del SISMI in quegli anni erano qualcosa di eversivo, sconsiderato, insomma, era qualcosa che lottava contro lo Stato, contro l'ordinamento dello Stato, e organizzava addirittura trasporti di esplosivi sui treni per attribuire responsabilità diverse da quelle che poi furono accertate, ma che avevano collocato personalmente questa borsa con esplosivo simile a quello utilizzato per la strage di Bologna, 6 mesi dopo. Era per Taranto Milano, dice. Il rapido Taranto Milano. Questo ci porta, avevano anche collocato tre documenti di viaggio intestati a 3 personaggi stranieri, perché dovevano essere portati fuori dall'Italia i responsabili, non dovevano essere accertati che erano i ragazzini, i narri e così via. Per cui questo era il SISMI di quell'epoca.
E non soltanto i sismi, ecco, questo era l'ambiente piduista che governava il nostro paese. Questo ci porta all'inchiesta principale, così, diciamo così, della sua carriera, quella sulla strage di Bologna. Che possiamo chiederle che impressione ha, visto che ormai non è più un magistrato, quindi può esprimere anche dei giudizi, come dire, più liberi. Che impressione ha di questa nuova tranche dell'inchiesta che sta puntando il dito contro i possibili mandanti di quell'attentato? Ma io credo che sia un completamento, una fase conclusiva di un percorso difficile, drammatico, che in un clima estremamente diverso da quello di ieri, no? Portò all'accertamento delle responsabilità dei vertici del Sismi, dei vertici del terrorismo nero, per cui credo che tutto quello che è venuto dopo è stato sempre nel segno della continuità rispetto a questo percorso processuale. È comunque un di più che continua a confermare che la sentenza che poi lei firmò aveva un fondamento assoluto, cioè che fu una strage neofascista con le protezioni dei servizi segreti devianti. E della sentenza non fu mia, ma io ero pubblico ministero. Chiedo scusa, ho anticipato il suo del Presidente della Corte, lei era pubblico ministero, lei chiese e ottenne. Sì. E lei prendete la conta d'assise con i sali. Sì, mi ricordo che un giorno venni nel suo studio per chiedere un commento alla sentenza d'appello, e c'era anche il dottor Abbiani che mi disse, gli chiese un commento anche lui mi disse: quello che dovevo dire lo dissi con le 1200 pagine di motivazione della sentenza. Quella sentenza è una sentenza importantissima, quella che è scritta da Abbiani. Per cui è un po' la guida per tutto il percorso successivo, ecco. Le faccio una domanda che lega Uno Bianca e strage alla stazione di Bologna, perché purtroppo Bologna c'ha degli strani intrecci. Lei prima ha detto che era il clima piduista, no, in cui si inserivano queste robe qua, e disse dei servizi segreti e non solo. Io ricordo che quando lei presiedeva il processo per la banda Uno Bianca, furono chiamati tantissimi uomini dello Stato, tantissimi poliziotti, e l'impressione che si aveva è che lei fosse, ovviamente stava processando i savi, ma che fosse molto molto rigido nei confronti, molto duro nei confronti di molti uomini che vestivano la stessa divisa dei fratelli Savi. E in quel caso poi ci furono anche persone di estrazione culturale e professionale diversa che definirono la questura di Bologna come la peggiore d'Italia. Era davvero la peggiore d'Italia la questura di Bologna. E il legame con la strage è in questo momento in corso un tentativo di portare dei dubbi, no, sul processo della banda di Uno Bianca. E qualcuno dice che l'obiettivo probabilmente è il dottor Alberto Candi, che il dottor Alberto Candi, che fu pubblico ministero, adesso è in procura generale, è quello che in qualche modo ha fatto protagonista della vocazione dell'inchiesta archiviata che ha portato poi al processo a Cavallini, è quello che ha fatto fare il nuovo processo sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Perché si intrecciano così strettamente processo Uno Bianca e processo strage? No, non c'è nessun intreccio in verità, forse qualcosa di soggettivo, ma non nessun intreccio, assolutamente. Però, a parte tutto, si colpì il processo Uno Bianca. Nell'87, quando sono iniziati i crimini della Uno Bianca, c'è una storia di 7 anni, c'è un oriato di 7 anni. E comunque non è mai venuto fuori qualcosa che potesse avvicinare la vicenda dei Savi al processo. No, ma questo è chiaro, l'ha detto con chiarezza, però... Non capisco... Forse mi sono spiegato male. Se me lo può spiegare, perché... Credo che si possa dire che in qualche modo, se il dottor Candi ha fatto riaprire il processo per la strage di Bologna, di cui la procura invece aveva chiesto l'archiviazione, adesso in qualche modo venga spinto a riaprire anche la strage, anche il processo sulla banda dell'Uno Bianca, con motivazioni analoghe.
Non c'è forse un tentativo di screditare l'uno e l'altro processo in questo modo qui? Per Forse la sto spiegarci portando meglio, un perché pochino. sono vecchi e i magistrati sono infiniti e fanno parte della cronaca giudiziaria di quegli anni. Ecco, tutto quello, io credo che voi avete seguito queste vicende tragiche di questi assalti alla verità che ci sono stati in occasione delle indagini per la strage di Bologna. Sono avvicendati una serie di fatti, di incriminazioni, di cose fantasiose. Penso solo a Ciolini, penso solo a questi grandi professionisti della Depistaggio. deviazione del depistaggio. E quindi su questo, diciamo, per quanto riguarda i Savi, fatti di depistaggio, loro ammazzavano i testimoni. Assassinavano i testimoni, anche persone che peraltro non avrebbero mai testimoniato, oppure persone che si rivolgevano a loro dicendo che siete degli infami, siete dei criminali, li ammazzavano per strada, senza nessuna necessità. E poi hanno creato il ferimento di campi nomadi. Sparavano nelle baracche, nei rifugi di questi di nomadi, Questi nomadi. senza una ragione, se non per dare sfogo al loro istinto criminale. E allora, su questo è chiaro che una falange armata, chi vuole utilizzare questi crimini per creare tensioni nel nostro paese, allarmi. Chiaro che i soggetti non mancavano nel nostro paese, in queste cose qui. Oggi, fortunatamente, l'indagine riceve maggiore sostegno, riceve maggiore tranquillità, ma è un'indagine che prende spunto ogni volta dagli accertamenti che sono stati fatti in occasione della vicenda delle prime indagini del 2 agosto, quelle che hanno portato alla condanna dei NAR. Ora, comunque, volevo dire una cosa. Quando si dice che sono stato duro, siamo stati duri con le forze dell'ordine, bisogna dire che noi, siccome ritenemmo che c'erano delle responsabilità precise nel non aver approfondito le indagini, nel aver consentito 7 anni di crimini a una banda armata che si trovava dentro la questura di Bologna, abbiamo ritenuto di non liquidare danni al Ministero dell'Interno. Questo è stato il nostro segno di distacco Oh. e di accusa, diciamo, nei confronti del Ministero, per non avere consentito, non essere stato in grado di fermare questa scia di sangue che ha devastato Bologna, per esempio, e non soltanto Bologna. Poi dopo assassinavano anche dei soggetti soltanto perché erano di colore. Cioè, è stata una I cosa senegalesi. devastante, i senegalesi, una cosa devastante per il clima che siamo abituati a respirare nella nostra città. Nella città di Bologna, per cui io credo che più di quello non si poteva andare. Difatti, poi in appello non è stata confermata questa parte di accusa severa del comportamento del ministero. Vero. Ci fu un poliziotto che sparò, che un Savi sparò per terra con suo fucile micidiale per deformare la canna e la portò dicendo: mi è scappato un colpo. Però figurava tra quelli che avevano comprato questo. Ci sono una serie di vicende. Incredibile. D'accordo, d'accordo. È Incredibile. incredibile. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere questa intervista con questo ulteriore contributo che abbiamo cercato di dare nella rievocazione di quei fatti, ma soprattutto nella ricerca di capire se, come dire, dietro quella vicenda ci sono ancora delle ombre oppure no. Quel che abbiamo capito
anche per il dottor Mancuso non ci sono ombre, non ci sono mandanti da ricercare, probabilmente con una formulazione di accusa diversa le condanne dei Savi sarebbero state potute essere motivate oltre che per gli ergastoli che hanno giustamente ricevuto per gli omicidi, ma anche per, il, ruolo, cioè per il ruolo oggettivo di eversione che avevano le loro imprese. Questo non è stato possibile, storicamente invece è acquisito. Se Gian Piero non hai delle altre domande, io direi che potremmo chiudere Sì, qui ringraziando il no, dottor perché Mancuso di questo ulteriore contributo. ho un'ulteriore domanda che me la suggerisce il fatto che, appunto, giustamente gli uffici investigativi, secondo il dottor Mancuso, ma secondo poi quello che è emerso, in effetti in 7 anni avrebbero potuto fare qualcosa di più e di meglio. Però allargo il discorso e arrivo alla magistratura di cui lei è stato un importante esponente. Anche il fatto che ci fossero comunque divisioni all'interno delle procure, che ci fossero molte procure a indagare su un fenomeno che si estendeva da Bologna a Pesaro, ha complicato un po' le cose. Io ricordo che fu deciso in seno alla Procura Generale di istituire un ufficio che facesse una forma di coordinamento tra le varie procure che indagavano sui delitti dell'Uno Bianca e tra le varie forze dell'ordine territoriali che indagavano sulla banda dell'Uno Bianca. Non funzionò molto bene quel coordinamento e forse anche da quel coordinamento, se fosse funzionato bene, si sarebbe potuto trovare lo spunto per arrivare prima a questa banda di criminali che erano comunque abbastanza ormai riconoscibili nei loro comportamenti. Se avessero incrociato Posso aggiungere da questo punto di vista, posso aggiungere da Se questo avessero punto di vista una incrociato un po' di più già testimonianza diretta. Noi cominciamo dopo alcuni episodi dell'Uno Bianca, che ancora erano considerati staccati uno dall'altro, noi cominciamo a scrivere che forse c'era un unico filo che legava questi episodi e ricevemmo ripetute per mesi smentite su questo da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine, dicendo no, è una vostra ricostruzione giornalistica, siete voi che vi fa comodo far finta di immaginare che ci sia un unico filo, ma non è, sono episodi scontati. Ci è voluto moltissimo tempo perché si capisse che era necessario mettere insieme il lavoro delle procure e il lavoro degli inquirenti, e questo anche secondo me probabilmente ha determinato un ritardo nell'individuazione della banda, almeno questa è la mia opinione. Lei cosa ne dice, dottor Mancuso? No, indubbiamente non. Era una domanda che andava posta forse più al dottor Giovannini, che aveva dovuto orientarsi dentro questo ginepraio, che peraltro ci veniva offerto continuamente nel processo, cioè che tutti chiedevano che si facesse luce sulla questura di Bologna che era attraversata da conflitti interni terrificanti. Ma noi non c'entravamo niente, io non feci neanche acquisire, disponemmo della non acquisizione di quel documento scandalistico che era una relazione dei fatti avvenuti nella questura di Bologna. Però tutto questo rappresentava un tentativo di deviazione delle indagini, cioè erano tentativi di fare in modo che l'attenzione si concentrasse su cose diverse che non fossero i Savi Certo. e che comunque i Savi soltanto alla fine furono individuati, guardate, e con una presenza di una procura diversa da quella di Bologna, che peraltro finì poi anche in un conflitto aperto dentro questi uffici. E io credo che alla fine una cosa possiamo dire, cioè che quel processo si svolse con una meticolosità formale e con un contributo importantissimo da parte della Procura di Bologna, che ricostruì in maniera assolutamente precisa tutti gli episodi criminosi. Ripeto, accusare un fratello che non sarebbe mai stato accusato del triplice omicidio dei carabinieri del Pilastro
significa voler dire la verità, ricostruire la vicenda con la dinamica perfetta, perfettamente aderente alla dinamica del crimine, significa avervi partecipato. Poi possono essere sfuggite delle persone, l'armiere bulgaro, ma sono cose, sono dettagli del tutto trascurabili, peraltro sono anche non accertati, non individuati. Cioè, perché non fu chiesta mai una perizia psichiatrica per i fratelli Savi? Perché nessuno la chiese, perché sembravano perfettamente... Però c'era un profilo un po' lucidamente, sadico. Lucidamente criminali. Però erano un po' sadici i comportamenti, no? Stavici. Un po' di gusto di sadismo, soprattutto mi pare di capire da alcune ricostruzioni, da alcune testimonianze, soprattutto Fabio Savi aveva proprio un che di cattivo che lo spingeva a sparare anche con uno dei perfetti criminali che intendevano, loro ritenevano che l'ultima loro azione sarebbe stata l'assalto a una coop della periferia di Bologna, una cittadina vicina di Bologna, dove avrebbero compiuto una rapina miliardaria e sarebbero andati poi al mare a svegliare. La coop di Casalecchio? Esatto, no, di San Lazzaro, credo. Quella di San Lazzaro? Lazzaro. Che hanno fatto diverse cose. Non suggeri... Mi ha fatto un po' di confusione. Per me è stato un viaggio nel tempo, dottor Mancuso. Mi ha fatto molto piacere rivederla. E un piacere perché io ero un giovane studente che già leggevo di lei. E quando ero ragazzino l'ho incontrata come pubblico ministero in processi che hanno fatto la storia d'Italia. Risentirla oggi mi ha fatto molto piacere. Glielo dico con tutto il cuore. Anche a me, grazie. Comunque, appena ce lo consentiranno, ci potremo rivedere. Con molto piacere, di persona. Con molto piacere. Bene. Salutiamo i lettori. Bene, grazie a tutti. Arrivederci, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie.